Al 6 aprile sono 188 gli operatori del servizio sanitario regionale positivi al coronavirus, pari all'1,38% del totale. Il dato lo ha fornito oggi il vicegovernatore Riccardi in videoconferenza con la terza commissione consiliare. Di questi, ha precisato, è stata riscontrata una condizione certa di contagio nell'esercizio della professione per 117. 11 persone sono state contagiate in condizioni extra lavorative, per 56 non è nota l'origine. Nel dettaglio sono stati contagiati 63 infermieri, 43 medici e 37 OS. Per quanto riguarda i dati sui tamponi, a ieri sono 22.272 quelli effettuati in regione, con indici migliori rispetto al Veneto, e sono state verificate le condizioni di una persona su due. In questo momento in Friuli Venezia Giulia è possibile processare 3.000 tamponi al giorno. E Riccardi ha ricordato come sono stati riservati complessivamente 555 posti letto al Covid-19, mentre per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale ha sollevato la sofferenza dei camici impermeabili, perché su un fabbisogno di 1.050.000 unità in 35 giorni se ne sono riusciti a trovare solamente 44.000. Fatto sta che la nostra regione continua ad essere una tra le migliori nell'andamento al contrasto della pandemia. Dal 28 marzo al 2 aprile il rapporto alla media nazionale ha visto una riduzione del 48% dei nuovi contagi e del 68% della mortalità. Adesso dobbiamo garantire la stessa reazione nell'affrontare le criticità che si stanno manifestando fuori dagli ospedali, in particolare nelle case di riposo, ha detto Riccardi. E proprio su queste strutture si è tolto alcuni sassolini dalle scarpe. Non condivido chi dice che sulla partita delle case di riposo siano partiti tardi, e se vogliamo dirci tutta la verità, anche in relazione al fatto che ci sia qualcuno che si vada a lamentare, probabilmente quelli che si vanno a lamentare sono quelli dei quali noi oggi dobbiamo occuparci, perché hanno pensato, siccome non gli bastava il reddito che avevano dagli affitti di un condominio, li hanno trasformati in case di riposo. E questo è un tema del quale tutti quanti dobbiamo fare tesoro, perché ci sono delle situazioni nelle quali pesantemente l'azienda sanitaria è costretta a intervenire per questo fenomeno. E non è il fenomeno di Paluzza, che è un'altra tipologia completamente diversa. Non mi riferisco neanche alle strutture private, quelle più strutturate, le quali hanno avuto la capacità di fronteggiare questa, veramente, per strumenti, procedure, competenze. Ma oggi il tema delle competenze, delle procedure, non si trasforma un condominio in una casa di riposo.